Croce Domenicana a San Domenico in Italia, nel nord Italia, che faranno professioni nelle mani del nuovo priore provinciale, Cavaliere Drago, che è stato eletto nell'ultimo capitolo provinciale per singolare e fortunata coincidenza nell'anniversario della sua professione. È una grande gioia per noi, credo per voi, molti di voi li conoscono, li hanno visti durante tutto l'anno qui in convento, hanno portato a termine quest'anno che per ogni frate è un anno difficile, ma anche un anno fondamentale, ricco di grazia. E con questo segno il Signore ci dice una volta di più che è Lui a costruire la sua Chiesa, non siamo noi. La Chiesa è un mistero che dipende dall'incontro della libertà dell'uomo con la somma onnipotenza di Dio. Senza la libertà di 7 ragazzi che rinunciano al mondo per entrare nell'ordine dei predicatori, la Chiesa non si costruisce. Ringraziamo il Signore, chiediamo la grazia di accompagnarli perché continuerà a costruire la loro vita domenicana e la grazia di capire che cosa fare in questo mondo inestimabile. Siamo consapevoli che più sentimenti e emozioni si rincorrono durante questa celebrazione eucaristica, dalla gioia alla meraviglia, dalla gratitudine a un sentimento profondo di riconoscenza all'autore di ogni vocazione. Ma siamo altrettanto consapevoli che il dono più gradito a Dio che possiamo innalzare è quello della santità della nostra vita. Vocazione che accomuna ciascuno di noi. E per essere trovati tali, per accostarci a celebrare i misteri della nostra salvezza, domandiamogli allora perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e Santa Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle.
proposito di seguire più da vicino Cristo tuo Figlio. Concedi loro un felice compimento del cammino iniziato, perché possano offrirti il servizio di una totale dedizione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo rialzo sorgenti d'acqua. Parola di Dio.
mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Cosa chiedete? La misericordia di Dio e la forza. Siamo nel pieno territorio della Decapoli, presso le regioni di Tiro e di Sidone. Siamo in terra pagana, gente miscredente. Noi diremmo atei, senza Dio. Sono ben lontani dalla devozione israelitica, da quella sensibilità della tradizione giudaica. L'Evangelista poi addirittura ci racconta che si stanno avvicinando presso il mare di Galilea, e noi sappiamo perfettamente che, secondo la tradizione rabbinica giudaica, rivolgendosi a un popolo quale quello di Israele, che certamente non è un popolo di pescatori e di naviganti, ma un popolo dedito alla pastorizia, all'agricoltura, il mare è vissuto come qualcosa di ostile, di nemico. Anzi, potremmo dire che il mare, in un certo qual modo, è il ricettacolo di ogni male. Durante il Salmo, secoli prima, è da dire che il mare era stato creato da Dio perché fosse posto in Leviatano in esso e Dio si divertisse a giocare con lui. O, permettetemi, secondo un linguaggio molto più moderno e sicuramente più affine al pontificato attuale, noi dovremmo dire che siamo in quelle che vengono così definite le periferie del mondo, le periferie esistenziali dell'anima. Due soli personaggi, due soli protagonisti dell'intera vicenda. Da un lato il Cristo, il falegname di Nazareth, il Messia. Dall'altro un malcapitato, una persona alla quale potremmo dire la sorte
persona sordomuta dalla nascita. Non c'è nessun altro. Marco, infatti, ci dice che entrambi si allontanano dalla fede. L'incontro con Cristo, carissimo, è sempre un incontro personale. Viene il momento nella vita e prima o poi viene per tutti, nel quale il Signore passa interfacciandosi con noi. Il Signore interseca i nostri risultati. La relazione con Dio è sempre una relazione interpersonale. È lontana dagli occhi indiscreti, dalla ribalta delle cronache. Non si pone sotto i riflettori della cronaca. Cuore a cuore. Il Signore Gesù parla al cuore dell'uomo. E come medico delle anime, è l'unico in grado a toccarlo, sanarlo, guarirlo. Il gesto poi che il Signore Gesù compie nei confronti di questo sordomuto, dobbiamo dire che si carica di una tradizione, di un simbolismo quanto mai forte e significativo. Lo vide, li toccò con le mani le orecchie, mise la sua saliva sulla lingua e disse: Cristo, ne avremmo potuto dire, certamente non lontano dai nostri pii atteggiamenti, che il Signore tuttavia avrebbe potuto provare una sana umana compassione per quest'uomo. Oh, poveretto, che disgraziato! Tuttavia l'avrebbe potuto accarezzare, una pacca sulla spalla, o addirittura dare una delle più solenni benedizioni secondo il pontificale romano. Ma il Signore non fa niente di tutto ciò. Il Signore cerca sempre il contatto umano, cerca il contatto come sono i suoi sacramenti, carne della sua carne, ossa delle sue ossa. Cerca di incontrare direttamente l'anima, di entrare dentro di lei, di sanarla, modificarla. Non si schifa nel toccare la persona, indipendentemente da come ella sia, da cosa possa aver combinato nella sua vita. Permettetemi di dire, non è forse vero, rivolgendomi, e mi perdonerete, soprattutto ai nostri giovani, e questo è quanto voi tutti, ciascuno di noi, ha sperimentato nella sua vita. Non è forse vero che questo Signore, questo mistico pellegrino, questo oscuro viandante, in un certo momento della nostra vita si è interfacciato con noi, ha incrociato i nostri sguardi, improvvisamente è entrato, ha fatto irruzione nella nostra vita, ci ha fatto mancare il respiro, la tachicardia è quasi inevitabilmente sopraggiunta, il pensiero è ritornato ossessivamente su di lui. Forse l'avremmo potuto scacciare più volte, scegliere. Poni il tuo sguardo sull'altro. Guarda uno più degno di lui, più santo, più bravo, più capace, intellettualmente più preparato. E il Signore ostinatamente ha continuato a riversare il suo sguardo su ciascuno di voi. Poi come solo lui sa fare, quando arriva, tocca, sfiora, la vita acquista una dignità totalmente diversa. Anzi, potremmo dire che da prostrati, da persone quasi atterrate dal nostro peccato, il Signore ci rialza ad una dignità di creature totalmente nuove. La consacrazione religiosa, quella che voi vi state apprestando a realizzare secondo un rito che potremmo dire antichissimo, che ricorda addirittura quel patto vassallatico con il quale il fedele si poneva in ginocchio nelle mani del suo Signore. Ricorda fondamentalmente un atto di profondo e sincero amore. La vocazione, la consacrazione a Dio nasce dall'amore.
si sostanzia nell'amore, si alimenta nell'amore. È soltanto l'amore, guardate, che vi permetterà nella vita di poter attraversare anche la valle oscura. È soltanto una dimensione profonda, interpersonale, questo incontro di sguardi, questa inabitazione divina dentro di voi, che permetterà al Signore di poter essere veramente il Signore della vostra vita, di affrontare le difficoltà, sorpassare le prove, ma soprattutto salire sulla croce con Lui. Se non ci fosse amore, se la vocazione religiosa fosse dettata da altri sentimenti, magari buoni, lodevoli, peraltro anche altri sentimenti, ma non ci fosse questo sentimento profondo, difficilmente riusciremo ad andare avanti. L'amore poi, come tutte le cose, non soltanto viene usato, ma sovente anche abusato. Possiamo dire che è una delle espressioni che si prestano ad una interpretazione più sfaccettata, più diversa. Eppure voi sapete perfettamente che cosa significa. L'amore chiede la donazione totale di se stessi. Quasi sicuramente, ancora oggi, non siete pronti a dare tutto voi stessi. C'è qualcosa dentro di noi che si ribella, fa guerra, lo rivendichiamo come nostro, come una nostra proprietà. C'è qualcosa dentro di noi che, a ragione della sua umanità, chiede che possa rimanere in uso, in gestione del mondo. E non abbiate timore. Dio è impaziente. È paziente per definizione, attenderà la conversione di ciascuno di noi. Vi porrà di fronte delle situazioni, delle occasioni nelle quali potrete maturare. Vi sarà data l'occasione di crescere, di vedere le cose e il mondo sotto prospettive diverse. Si entra in convento soltanto per imparare ad amare, per nient'altro. Per raggiungere la perfezione della terra. I padri conciliari ne sapevano qualcosa. Nell'ultimo concilio, uno dei documenti più belli sulla vita consacrata, Perfecte Caritatis, la perfezione dell'amore di carità. C'è però un grande pericolo. E prima o poi tutti dovremo fare conti con esso. Chi prima, chi dopo, ma tutti. Oggi viviamo la luna di miele, anzi voi la luna di miele. Oggi c'è l'euforia, c'è la frizzantezza del darsi a Dio. Poi subentrerà anche l'abitudine. Perché nella vita si fa un po' abitudine a tutto, anche all'insofferenza. Ma il più grande pericolo della nostra vita, e questo accomuna noi religiosi, i sacerdoti diocesani, forse un po' anche nella vita familiare, è la solitudine. Inevitabilmente dovremo fare i conti con essa. La solitudine è una signora che prima o poi busserà alla porta della vostra cella. Per solitudine si sbaglia. Solitudine si perde. Per solitudine cerchiamo cattive compagnie. Talvolta per solitudine siamo anche disposti a darci allegrezza, al divertimento, a una distrazione sregolata. Chi sarà mai per una volta? Lo fanno tutti. Ma se avrete coltivato l'amicizia con il Signore, se il Signore è diventato negli anni amico fedele della vostra anima, il dolce ospite della vostra vita. Se il Signore è diventato compagno, viaggiatore, pellegrino, amico,
solitudine quando busserà ritornerà in dolce compagnia. Guardate che ci si può sentire soli anche in una comunità. Ci possiamo sentire soli in una parrocchia, ci possiamo sentire soli anche in famiglia. Il padre Marco mi ha ricordato che 20 anni fa circa anch'io professavo i voti religiosi come lui. Se dicessi che 20 anni sono passati come un turno di veglia nella notte, mentirei. Sarei un gran bugiardo, vale solo per Dio. Sono stati 20 anni di sofferenza, talvolta di pianto, di incomprensione. Non ho avuto sempre superiori che sono stati così affini anche magari al mio cuore, al mio modo di vedere. Eppure tutto ciò è stato sostanziato da un profondo amore, da quel dolce ospite dell'anima, che ci permette di vedere le cose e il mondo con occhi diversi. Un'ultima parola poi ai genitori, a quelli presenti, a quelli che per varie ragioni per lontananza non sono qua tra di noi, a coloro che ci hanno preceduto in cielo. A voi va il nostro grazie più sincero e riconoscente. A volte basta una sola parola per esprimere la profondità della gratitudine. Grazie. Siamo consapevoli che voi donate a noi la vostra perla preziosa, il tesoro nascosto, l'amore della vostra vita, perché i figli sono l'amore della vostra vita. Sembra quasi di sentire un po' il battito del vostro cuore, anche le ansie che vi animano a giusta ragione. Noi non siamo in grado di promettere loro la felicità. Questo no. Non almeno secondo i criteri del mondo, a spensieratezza, un divertimento non stop, questo non siamo in grado. Ma siamo in grado di poter dare a loro gli strumenti per diventare santi. Forse qualcuno vi compatirà, magari anche qualcuno qui presente, anche qualche fedele che solitamente viene in chiesa. Per fortuna non è capitato a mio figlio. Siatene orgogliosi, siatene fieri. Non perché Dio sceglie i migliori, anzi. Io negli anni ho elaborato la teoria, scegli coloro i quali fuori avrebbero potuto fare più danni di altri, ci mette dentro, almeno stando tutti insieme, arginiamo il margine del pericolo. Ma siate fieri. I vostri figli hanno scelto la parte migliore, hanno scelto l'amico che non vi tradirà mai, hanno scelto secondo il loro cuore la loro ragione, per sempre, Gesù Cristo. Figli carissimi, voi siete già consacrati a Dio mediante il battesimo. Volete essere uniti più strettamente a Lui e alla Chiesa con il nuovo e speciale titolo della professione religiosa. Volete intraprendere il cammino della carità per te, secondo la forma di vita apostolica proposta da San Domenico, come uomini evangelici seguono le orme del loro Salvatore,
perseveranti nell'osservanza regolare, per dare la gloria a Dio e la salvezza vostra e altrui. Sì, Signore, dai tutti i tuoi posti. Il Signore ti ha dato inizio a questo, la porti al suo confine. Io, fra benedetto Atanasio Maria Benza, faccio professione e prometto obbedienza a Dio, alla Beata Vergine Maria, a San Domenico e a te, fra Daniele Drago, priore provinciale della provincia San Domenico d'Italia, che rappresenti il fratello e timone, maestro e ordine dei frati predicatori e i suoi successori, secondo la regola di Sant'Agostino e le costituzioni dei frati predicatori, sarò perciò obbediente a te e ai tuoi successori per 3 anni.
passione e prometto benvenuta a te, alla Beata Vergine Maria, a San Domenico e a te, fra Daniele e Maria, priore provinciale della provincia di San Domenico in Italia, che rappresenti fra Gerard e Maria, maestro dell'ordine dei frati predicatori e i suoi successori. Secondo la regola di Sant'Agostino e le costituzioni dei frati predicatori, sarò perciò obbediente a te e ai tuoi successori per 3 anni. Costituzioni dei frati predicatori. Sarò perciò benedetto e poi
celebrazione del mistero eucaristico si unisce oggi la prima professione di questi nostri fratelli. Rivolgiamo con particolare fervore la nostra preghiera a Dio Onnipotente per mezzo di Gesù Cristo, Maestro di vita evangelica. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, oh Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, perché illuminata dalle virtù dei suoi figli, risplenda sempre più davanti a Cristo suo sposo. Preghiamo. Per il sommo pontefice, i vescovi e tutti i ministri della Chiesa, perché con la parola e con le opere conducano alla salvezza il popolo loro affidato. Preghiamo. Per coloro che sono lontani da Dio, perché i figli di San Domenico sentano l'urgenza di comunicare il dono ricevuto, suscitando in essi il desiderio della verità e dell'amore di Cristo. Preghiamo. Per i membri della famiglia domenicana, perché ciascuno di loro, secondo la propria vocazione, accresca la santità della Chiesa e si impegni ad estendere il regno di Dio. Preghiamo. Per questi nostri fratelli che oggi si sono impegnati a vivere la vita evangelica, perché con la preghiera e con l'esempio siano luce e fermento nel mondo. Preghiamo. Accogli, o Signore, le invocazioni del tuo popolo e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa e Patrona del nostro Ordine, effondi lo Spirito Santo su questi tuoi figli, che chiamando a seguire più da vicino il Cristo, perché ciò che oggi promettono con la professione sia confermato da tutta la loro vita, per Cristo nostro Signore. Thank you.
mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre e Onnipotente. Accogli, o Signore, le offerte e le preghiere che ti presentiamo nel giorno della prima confessione dei tuoi figli. E con l'aiuto della tua grazia, fa che da questo inizio maturino copiosi frutti di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, gli rese grazie per la preghiera e la benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
colmino di gioia, Signore, i santi misteri che abbiamo ricevuto. Con la loro forza concedi a questi tuoi figli di adempiere fedelmente l'impegno di vita oggi iniziato, di servirti in libertà di spirito. Per Cristo nostro Signore. Al termine di questa liturgia eucaristica, oltre a salutare tutte le persone che sono venute per questo momento di festa, in modo particolare alle famiglie, ai genitori, ma avremo modo anche di farci gli auguri personalmente, saluto anche i sacerdoti qui presenti, provenienti da altre realtà parrocchiali, diocesane. Un saluto tutto particolare che si tinge di riconoscimento, di riconoscenza e soprattutto di amicizia al nostro parroco, a Don Vittorio, parroco di San Vittore. Come tutte le realtà dello spirito, anche l'amicizia è una di quelle che non soltanto ci onora, ma persino ci eleva. E poi a voi, confratelli, per custodire l'amicizia con il Signore Gesù, farò inorridire nei confratelli, dice il codice di diritto canonico, due vie: l'amore per la Beata Vergine Maria, l'adorazione eucaristica. Anche il nostro studio assiduo ci riporterà inevitabilmente a queste due fonti di amore. Il Signore sia con voi. Dio Padre vi protegga con la sua grazia, perché possiate adempiere con fedeltà gli impegni della vostra vocazione. Il Signore Gesù vi renda espressione e testimonianza della sua carità per tutti gli uomini. Lo Spirito Santo fortifichi i vostri cuori e vi suggerisca tutto ciò che è verità. E la benedizione di Dio vi